In questo esperimento andremo a vedere come è possibile costruire una pila utilizzando dei semplici limoni. Per generare energia sono necessari dei limoni, fili di rame, di zinco, cavi con morsetti a coccodrillo e un LED. Abbiamo tagliato i limoni in modo da ottenere 7 pezzi. Ora inseriamo in ogni limone un filo di rame e uno di zinco in modo che siano paralleli tra loro. Successivamente, utilizzando i cavi con morsetti a coccodrillo, colleghiamo il filo di rame con il filo di zinco, in modo che il primo e l'ultimo limone, rimangano con un'estremità del cavo libera. Adesso basta collegare le due estremità dei cavi rimasti liberi al LED, rispettando la polarità di quest'ultimo. Quindi la gambetta più lunga, cioè il polo positivo, deve essere collegata con il filo di rame, mentre quella più corta, cioè il polo negativo, deve essere collegata con il filo di zinco. Come possiamo vedere, il LED si accende. La pila limone non è altro che un generatore di corrente elettrica capace di trasformare l'energia chimica in energia elettrica. Lo zinco e il rame rappresentano rispettivamente il polo negativo e il polo positivo della pila. L'energia quindi viene prodotta dal flusso di elettroni continuo che va dal polo negativo al polo positivo attraverso il succo di limone che rappresenta la soluzione elettrolitica, mentre i fili con i coccodrilli servono a condurre energia sino al LED per illuminarlo.